a tutti ragazzi, l'Alessia e la Martina, e oggi siamo in un nuovo video. Allora, avete presente il video in cui facevamo vedere che avevamo fatto un fortino? Se non l'avete ancora visto, andatelo subito a vedere ragazzi, è davvero bellissimo. Comunque, avete presente quel video? Allora, noi abbiamo pensato che quel fortino lì era un po' troppo piccolo, quindi abbiamo deciso di farne un altro diverso, da cui ci stiamo dormendo, in cui ci stiamo dormendo già da parecchi giorni, ragazzi. E niente, oggi ve lo faremo vedere e saremo noi con voi tutto il pomeriggio e anche tutta la sera e forse anche un po' di notte. Poi vi faremo vedere anche che abbiamo una postazione trucco lì dentro e ci truccheremo anche. E vabbè, prima di iniziare vi ricordiamo di seguirci qui sul nostro canale e attivare la campanellina per non perdervi nessun altro video. Inoltre vi ricordiamo di seguirci su TikTok. Io mi chiamo Martina Tata 09 e io ne sono Tata 011. Seguiteci in tanti, mi raccomando. Iniziamo! Allora ragazzi, come l'altro fortino che avevamo fatto è in soggiorno, quindi teletrasporto in 3, 2, 1. Eccoci qua, siamo in soggiorno. Questo è come abbiamo sempre come muro, diciamo così, il nostro tappeto. E adesso entriamo. Allora, appena si entra, possiamo osservare che qua abbiamo i nostri due materassini dove dormiamo. E di qua abbiamo la TV, come potete vedere. Qua abbiamo un unicorno. Un unicorno anche. E sembrerebbe finito qui, ragazzi, perché comunque questo è, vedete? Ma invece no, perché abbiamo una specie di garage, diciamo tavernetta, diciamo così. E adesso entriamo, in pratica è il sotto del nostro tavolo. Guardate, del soggiorno. Adesso entriamo. Allora, per prima cosa abbiamo una lucina, guardate ragazzi. Guardate che l'abbiamo attaccata così sotto al tavolo e si accende. Però adesso è giorno, quindi sì, infatti, spegnila. Allora... E si spegne, perfetto. Poi abbiamo qui appunto la nostra postazione trucco, dove abbiamo tutti i nostri trucchi. Allora guardate, qua abbiamo i nostri due borselletti, la nostra spazzola, le nostre due palette. Una e due, sotto non so se quella si vede. Poi qua abbiamo tovaglioli, un lucidalabbra. E un lucidalabbra. Qua tutti i pennelli. Abbiamo i pennelli, questi qui. E dietro abbiamo il fondotinta, come potete vedere, e la beauty blender, inoltre mascara e tutto quanto, eyeliner, bla bla bla, sono qui dentro. E niente, è come avere una tavernetta, diciamo così, e qua invece è il di fuori. E niente ragazzi, ora abbiamo intenzione di truccarci, quindi 3, 2, 1. Qua. Una cosa che non vi abbiamo fatto vedere di questo fortino è che abbiamo una finestra, dove abbiamo messo questi libri qua del Conad. Sono 5, si vedono, però ok, da qua si vedono più o meno, diciamo così, siamo un po' contro luce. Insomma, sono questi qua, guardate. Allora, 1, 2, il 4, il 5, il 6, manca il 3 perché è una collezione appunto da 6 libri e ne manca solo uno, che è il numero 3. Abbiamo gli ali di una schiappa, come resistere a una famiglia imbarazzante, come resistere alle vacanze catastrofiche, come resistere ai cuccioli di casa, come resistere agli amici più strambi, come resistere a passatempi più strani. E niente raga, ci vediamo stasera per passare un po' di tempo insieme qua dentro. Ragazzi, abbiamo appena finito di cenare e adesso... Sì ragazzi, sono ancora truccata perché non avevo voglia di struccarmi. Comunque, adesso mangiamo questi qua, che sono degli ovetti Kinder, non so se avete presenti, quelli là che ti esce la palettina. Ti esce la palettina, dicevo. Vabbè, ora vi facciamo vedere. Niente ragazzi, comunque siamo nel fortino, cioè non so se si vede, però siamo nel fortino. Adesso andiamo ad aprirlo. Allora, si apre da qui, vedete? Ce ne abbiamo una fessa. C'è una fessurina, madonna mia. Ma senti, allora, ti piace di più la sorpresa o quello da mangiare? Non lo so, perché è da tanto che non lo mangio questo qua. Scusate nostra sorella che piange, però è un po' picciosa oggi perché sonno. Ora vediamo di aprirli e vi aggiorniamo. Ok ragazzi, ci sono riuscita, come potete vedere abbiamo le due parti. Anche Alessia. Aspetta che ho aperto una... Ok. Ho già aperto la bustina. Lei ha già aperto. Non sbaglio, va bene. Vabbè. Allora, qua abbiamo la spatolina con la sorpresa, credo. Sì, c'è la sorpresa. E qua abbiamo quello che si mangia, appunto. Allora, io direi di vedere prima la sorpresa, quindi togliamo la spatolina. Chissà se sono uguali. Io già l'ho vista, no, però... Speriamo che sono diverse. No, devo costruire. Sì, sono diverse. Guardate, a me il fiorellino che è felice. A me è un Super Mario portachiavi. Bello però. Ok, raga, adesso il mio momento preferito è arrivato.
Ovvero quello di mangiare. E dove è la spatolina? Io non l'ho preso. Devo staccare. No, Ale, allora se non ne vuoi più io giusto lo dico, dammi a me. No, guarda, facciamo il contrario. No, no. Ok, cioè raga, io adoro. Ma sono da quanto tempo? Ah! Ora mangiamo. Ok, due palline. Guardate, guardate, e c'è il cioccolato sotto. Buon cioccolato, amore. Raga, adoro. Ma invece me lo sto godendo, raga, guarda, non so neanche a metà. Faccio così. Cioè, raga, io l'ho quasi finito dalla bontà proprio. Invece io ho ancora una pallina perché me la voglio godere. Mi sto mangiando la prima pallina. Finito. Poi raga, ovviamente io dopo il cioccolato bevo, non so perché, cioè fatemi sapere se pure voi bevete. Finalmente. E niente raga, ora aspetto adesso che sto tornando dalla cucina perché è andata a buttare la carta degli ovetti. E intanto sto un po' nella tavernetta, ora accendo anche la luce. Ecco qua, come potete vedere ho acceso la lucina. E Alessia è tornata. Raga, mentre Alessia finisce di mangiare l'ovetto là, io mi vado a struccare perché ancora non mi sono struccata. 3, 2, 1. Ecco qua. Niente raga, ora io e Ale laviamo i denti. Raga, ho lavato i denti, adesso sono un po' nella tavernetta del fortino e leggo questo qua, che è uno di quelli là che ho preso con dei bolini alla Conad, del diario di una schiappa 1, come resistere a una famiglia imbarazzante. Ora la metto a leggere. Intanto lei si sta lavando i denti comunque. Niente raga, ho letto qualche capitolo, vedete un po' di pagine e ora andiamo ad Alessia. Allora, ho scoperto che al momento Alessia sta in chiamata con una sua amica nell'altra stanza e adesso sono in cameretta nostra. Fateci sapere perché a 10 like facciamo, faremo il tour della nostra casa, quindi mi raccomando. E quindi niente, adesso ne approfitto, dato che Alessia sta in chiamata con la sua amica, io ripeto storia. E nada ragazzi, è passata tipo mezz'ora, 45 minuti e Alessia è ancora in chiamata con la sua amica. Ok. Non ci voglio credere, è passata quasi un'ora e la signorina è tornata. Niente raga, abbiamo lavato i denti e boh, ora credo che vedremo un po' di TikTok insieme, YouTube e poi ci metteremo a letto. Ok ragazzi, è passato tipo un quarto d'ora dall'ultima ripresa, però boh, dovremmo andare a letto, cioè perché abbiamo sonno, però boh, vorremmo fare qualcosa, tipo giocare, cose così, ora vi faccio vedere. Ok raga, non era la nostra intenzione, però abbiamo deciso di fare un po' di ginnastica su queste palle così per prendere sonno, perché non abbiamo per niente sonno. Ehi no, io leggo così oggi. Mentre lei si è impossessata anche della mia palla, e è così. Oddio. Stava cadendo il telefono. Raga, appena ho inventato un gioco, ovvero qua con la pallina da tennis la farò rimbalzare qua e dovrà arrivare in uno di questi quattro bicchierini qua. Provo. È un po' impossibile, però vabbè. Ecco. Ho sbagliato un po' tutto. Tutti i miei tentativi nel gioco che ho inventato sono stati proprio inutili perché non è entrato neanche una volta e era un po' troppo difficile. Comunque questo nel tour del fortino è diventato la nostra night routine. Poi magari faremo anche la daily routine. Ho fatto questa piramide di cui vado molto fiera proprio. E niente, mi sto annoiando, credo che tra un po' mi metterò a letto. Se vi state chiedendo dove Alessia è, andata in cameretta a prendere una cosa mentre sono nel fortino. Raga, comunque questi con cui ho fatto la piramide tra virgolette sono le cosette che si trovano nell'uovo di Pasqua, cioè tipo i contenitori dell'uovo di Pasqua che le sostengono, non so se avete capito. Raga, ce l'ho fatta.
è molto fragile, no, infatti... Ora provo ad chiamare Alessio perché ci sto mettendo 3 anni. Bene ragazzi, è Alessio, quindi mo ci andiamo alla TV e andiamo a letto. E niente ragazzi, il video di oggi si conclude qua, questa è la nostra night routine in un nuovo fortino. Speriamo che il video di oggi vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollice in su e se vi va iscrivetevi al nostro canale. Grazie mille per i 40 iscritti, davvero, grazie di cuore. Inoltre oggi vogliamo salutare nostra cugina Angelica e anche nostra cugina Ambra, le salutiamo tutte e due, ciao! Inoltre vi ricordiamo che potete passare dal profilo di nostra zia, si chiama su YouTube, si chiama Daniela Tota, passateci e se vi va seguitela. E niente, ciao, a domani!